sinceramente ci abbiamo fatta. Mi sembra di essere partita 3 giorni fa in realtà, perché ci siamo svegliati prestissimo stamattina, siamo partiti verso le 7:30 e siamo arrivati a Savona verso le 12:30, poi abbiamo preso la navetta per arrivare al porto, abbiamo dovuto fare il check-in, aspettare un paio d'ore prima di salire qua sulla nave, poi ci sono stati dei ritardi, un'esercitazione per i casi di emergenza, insomma un casino pazzesco, e alla fine siamo partiti un po' in ritardo, esattamente mentre stavamo cenando al ristorante. Comunque adesso siamo in viaggio, la nostra cabina è carina, adesso vi farò vedere qualche immagine, comunque è piccola però veramente molto molto carina, molto ben arredata secondo me, anche il bagno è abbastanza bello, non pensavo, non sono mai stata su una nave né in crociera, quindi per me è veramente tutto nuovo. L'unica esperienza che ho in mare è stata anni e anni fa, quando con l'università sono stata in Sardegna, abbiamo preso il traghetto e in quel caso abbiamo preso il traghetto di notte, non avevamo cabine o cucce, abbiamo dormito per terra nei sacchi a pelo e c'era la nave che faceva così. C'era il mare in burrasca, veramente sono stata male e infatti da lì in poi ho sempre avuto paura di riprendere la nave perché non sapevo se il mio malessere fosse dovuto appunto a queste fortissime oscillazioni o se mal di mare in generale. Comunque per adesso tutto bene. Sono riuscita anche a fregare il Kanken di mia sorella, questo qua grigio, bellissimo secondo me. Adesso la luce è quella che è, comunque lo adoro, è veramente comodo, l'ho riempito fino al limite, però è comodissimo sulle spalle. Poi vabbè, mia sorella ci ha messo questo pompon che è tipo morbido più della cibi, quindi non avete tempo ad accarezzarlo. Come lettura mi sono portata invece questo libro, che è abbastanza breve, penso che lo comincerò proprio oggi, perché tratta di una crociera ai Caraibi, deve essere una lettura molto divertente su questo tema, quindi ci stava benissimo con questo viaggio. In macchina ho invece incominciato L'universo nei tuoi occhi di Jennifer Niven e sono già a buon punto per essere, ho letto neanche 2 ore, 128 pagine, si legge veramente molto velocemente, mi sta piaciucchiando abbastanza. L'unica cosa che mi lascia un po' perplessa sono i capitoli alternati, che sono capitoli di 2 pagine e un po' mi danno il nervoso perché mi piacerebbe sapere di più di un punto di vista una volta che comincia e non così una pagina sì, una pagina no. Non so se ve l'ho detto o meno, ma sono in crociera da Savona, Marsiglia, Barcellona e poi di ritorno, il tutto da mercoledì a domenica per via di una convention a cui partecipa mio padre, infatti sono passati proprio ora a lasciarci dei braccialetti anti-nausea, non ho idea di come funzionino, poi ci guarderò. Oltre al programma della convention di mio padre ci hanno lasciato anche il diario di bordo in cui c'è scritto tutte le attività previste per la giornata di domani, visto che arriveremo a Marsiglia verso le 8 di mattina e noi abbiamo anche prenotato un'escursione, quindi gireremo un po' per la città, poi vi farò sicuramente vedere.
Secondo giorno di crociera, oggi siamo stati a Marsiglia, abbiamo visitato un po' il centro città, le cattedrali, il vecchio porto, insomma, c'erano tanti posti veramente molto molto carini, molto caratteristici. Poi siamo stati in un bar favoloso, tipo super di lusso, dove ci hanno offerto un po' di vino e qualche crostino con delle cremine a base di olive, che a me non piacciono, però è stata comunque una cosa carina. Dal momento che siamo stati a Marsiglia, potevamo non prendere le saponette di sapone di Marsiglia, per l'appunto. Ne ho prese tante di gusti differenti, un po' da regalare, un po' per me. La mia preferita è probabilmente quella alla lavanda o al gelsomino. Tra l'altro, alla lavanda ci hanno fatto assaggiare anche il gelato, che a me personalmente non è piaciuto perché sapeva appunto di sapone con un retrogusto leggermente di agrume, di limone. Amo tantissimo la lavanda, ma il gelato non fa per me. E adesso relax fino a domani, visto che andremo a Barcellona e di nuovo visiteremo la città, ci porteranno in giro, ci faranno assaggiare cose. Sono veramente molto curiosa, perché in Spagna io sono stata soltanto a Mallorca, quindi sono molto molto curiosa. Tra l'altro adesso c'è il tramonto sul mare, ovviamente non si vede perché sono in controluce, comunque vi metterò qualche clip, perché è molto molto dreamy stare qua alla finestra con il tramonto sul mare. Non lo so, è veramente molto bello. Oggi siamo a Barcellona. Siamo stati a Barcellona, abbiamo visitato la parte più antica, vecchia della città, i mercati, alcune chiese, abbiamo visto degli edifici veramente bellissimi in stile Liberty. In generale è una bella città, anche se io mi aspettavo molto, ma molto di più per come ne avevo sentito parlare, ma ovviamente in una mezza giornata è impossibile visitare completamente una città e viverla a pieno. Effettivamente potrei tenere anche la videocamera dritta, non so perché la tenessi storta, scusate. Di ritorno da Barcellona siamo stati nella spa qui in crociera, veramente relax assoluto, ed è anche per quello se mi vedete i capelli un po' che non hanno forma, perché siamo stati in piscina nel tepidarium, che è una sorta di sauna però con una temperatura più bassa, nella zona relax a prendere il tè. Insomma, non ci stiamo facendo mancare nulla. Tra l'altro domani è il giorno della convention a cui parteciperà mio padre, saremo tutto il giorno in viaggio qua sulla nave, e quindi staremo tutto il giorno in spa, praticamente relax. Ci sono dei bellissimi lettini che ho già addocchiato dove poter leggere. Tra l'altro ci dovrebbe essere anche una biblioteca qui sulla nave, ancora non l'ho vista, magari ci farò un salto. C'è stata mia sorella, ha detto che non c'era anima viva, quindi boh, vedremo che cosa ha da offrirci. Per me comunque la cosa più bella di questo
questo viaggio resta il fatto che sono stata per 2 giorni e anche domani senza internet e senza social. Volendo si poteva acquistare internet, c'è anche un wifi che in realtà non funziona mai, però ho spontaneamente scelto di non accedere a internet e in particolare di non guardare nessun social. Ultimamente internet, in particolare YouTube, alcuni youtuber, c'è tanto astio, tanto odio, tanto criticare sempre il lavoro degli altri, pensare di avere sempre ragione e gli altri torto. Non mi piace, oppure anche questo clima di competitività non fa per me, non è una cosa che mi appartiene. Quindi in questi giorni in cui ho avuto tantissimo lavoro in negozio ero anche un po' triste per questa cosa. So benissimo di essere contro luce, che non si vedrà niente, ma volevo farvi vedere la mia postazione ideale davanti al mare, perché come sapete a me piace tantissimo il mare e poter vedere dalla finestra della cabina il mare, il tramonto che fra poco ci sarà, è qualcosa per me di spettacolare, veramente mi rilassa tantissimo. Domani, come vi dicevo, mi dedicherò completamente al relax e la sera avremo una cena di gala in cui vestirci appunto eleganti. Non penso che filmerò altro. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete mai stati in crociera, se avete visitato Marsiglia, Barcellona, che cosa ne pensate, qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Insomma, sono veramente molto curiosa. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!